salutiamo innanzitutto il pubblico presente. Io sono Maria Sportelli, curo l'ufficio stampa della rassegna Ibernum, una rassegna che è stata ideata e organizzata da Silvia Serena Perrone della libreria Emmaus in collaborazione con la Proloco, che ci ospita. Infatti ringrazio anche Nini Galasso, padrone di casa, in questo splendido scenario che è naturalmente il castello, e con il supporto anche di persone, di creativi, come per esempio Weran Bari. Noi ospitiamo anche una mostra fotografica, istantanee sospese si chiama, quindi potete ammirare all'interno di questa stanza anche queste fotografie realizzate da questa associazione di fotografi di Bari. E vorrei innanzitutto invitare Nini Galasso e Serena a un saluto istituzionale. Il nostro evento è patrocinato insomma dalla Proloco. Sì, buonasera a tutti, come sempre è un piacere ospitarvi in questa sede che è dedicata a Giovanni Ramunni. Noi quest'anno compriamo i 63 anni di Proloco, quindi ci avviamo al 17 gennaio, che è una data importante sia come data di fondazione sia come data perché le Proloco d'Italia organizzano la giornata nazionale del dialetto, e quindi saremo impegnati in questo anche. In tutti i paesi c'è un evento legato al dialetto, alla lingua, che secondo il professor Mario De Tullio, che è il presidente della fondazione Lingue Locali Italiane, è prima dell'italiano c'è il dialetto, proprio perché fa parte delle nostre radici. Voglio ringraziare innanzitutto la libreria Emmaus, siamo alla seconda edizione perché la prima è andata in scena nell'autunno, ora ci troviamo in inverno e poi ci proiettiamo verso la stagione primavera-estate, e quindi vi auguro una buona serata e il consiglio di seguirci sulle nostre pagine istituzionali social per seguire tutti gli appuntamenti. Ecco, ora cedo la parola a Silvia Serena Perrone. Buonasera, grazie per essere venuti, e anch'io insomma vorrei innanzitutto ringraziare i presenti, perché insomma senza persone che vengono ad ascoltare le presentazioni gli autori un po' si sentono un po', ecco, mortificati, perché mettono tanto lavoro, tanta passione, tanta competenza, tanto carisma nella produzione dei loro testi, che possono essere poesie, romanzi, thriller di vario genere, e quindi un grazie soprattutto a voi del pubblico. E poi un ringraziamento anche al scaffale.org di Francesco Rizzo, perché tutte queste presentazioni della rassegna Ibernum li potete ritrovare sul sito internet, quindi potete andare ad ascoltare anche magari quelle dove non siete potute intervenire in presenza. E poi niente, chiaramente come diceva Nini, continuate a seguire tutte le nostre pagine, perché la rassegna finirà ad aprile, ma poi partiremo con quella primaverile. E quindi sono tante le iniziative, le presentazioni che terremo. Quindi cedo la parola a Giussi e Maria, e buon ascolto a tutti quanti. Grazie. Allora, in questa bellissima atmosfera, diciamo, stasera parliamo di geografie emozionali, e quindi presentiamo il libro della poetessa Giussi Carminucci. E questo libro, come potete guardare insomma dalla copertina, già esprime tanto l'immagine, le nuvole, è edito dall'Idea Editrice, che naturalmente è anche una casa editrice di Conversano. Questo ci fa molto piacere, perché insomma le piccole case editrici accolgono grandi autori. E prima di passare alla parola a Giussi, io vorrei aprire questo momento con una poesia che Giussi ha scritto per Conversano. Conversano bella, contea, distesa su dolce collina,
ospita antico nucleo normanno, Norga, il suo nome bambina, vezzosa, in un tessuto murario che tutti sanno, egge strutture di inestimabile valore, respira storia, bellezza, santità e onore, serbando anche segreti di poteri senza età, affidati ad esempio ad un'insolita papessa, nota per essere di ordine religioso la badessa, oggi quella di cultura e religione. Brandisce la spada del sapere con ammirazione, elegante episcopo di elezione. Lega a largo di corte, reticoli di sguardi, incontri d'affezione, logica essenza di una vita, all'insegna di una storia nuova e pur sempre antica. Potrete realizzare un segnalibro e quindi ciascuno di voi avrà questo inedito che comparirà nel prossimo libro dedicato alle città che hanno accolto la mia poesia. Allora, Giussi Carminucci non ha bisogno di presentazioni perché lei, il suo nome arriva prima di ogni e fa eco intorno a noi, perché è molto conosciuta, è una persona sensibile, che ha avuto modo di conoscere la sua poesia, la sua sensibilità e la sua delicatezza emerge dalla lettura delle sue poesie. E vorrei solo brevemente leggere la sua biografia, perché è immensa. Nel suo percorso di vita ha fatto tantissime cose, ma secondo me la cosa più bella che ha potuto fare è scrivere questo libro, nel quale io mi sono immersa con tutta me stessa, perché è come leggere la propria anima, rispecchiarsi, guardare, pesare le piccole le parole e interpretarle con il proprio stato d'animo. Io ho guardato con i suoi occhi la sua storia, perché è una storia che viene da lontano, quanto queste poesie, questa silloge, è una raccolta di testi, di poesie che lei ha cominciato a scrivere da ragazza. E quindi oggi siamo qui a guardare queste poesie, le immagini della sua vita che sono diventate parola, quindi queste immagini che si sono fatti scenari dove ognuno di noi può percorrere, no? Col proprio vissuto, col proprio spirito, con la propria anima. E forse leggere la sua biografia è poca roba, cioè poca cosa, perché bisogna conoscerla, Giussi, bisogna viverla, perché lei è poesia, anche quando parla, è quello che penso, quello che sento veramente, perché una parola dà peso a quello che dice e bisogna dare peso alle parole che si dicono. È partito. Ecco. Parola. Te la lascio mi sottopongo, che anche questa è poesia. Questo è un canto, il lamento dei mendicanti, si chiama, dei Radio Dervish o Dervish. E insomma, ci sta un po' di musica, no? Nelle parole. Lui, la parola è musica. E quindi, Giussi, io ti ringrazio per questo momento che ci dedichi, perché è come regalarsi farsi un regalo. Leggere una poesia è come farsi un regalo. E dicevo che vorrei perdere il filo. Attualmente vive a Mola di Bari, ma è nata a Grottamari, provincia di Ascoli Piceno. Fino agli anni 70 ha vissuto nelle Marche per trasferirsi poi successivamente in Puglia, dove ha compiuto i suoi studi. Per alcuni anni fa parte della redazione dei quaderni di cooperazione educativa. E dai 40 anni, da 40 anni, anzi adesso è felicemente in pensione, è stata una maestra di scuola primaria, quindi diciamo
a fortunati i suoi alunni, perché hanno potuto percorrere con lei un bel percorso di vita scolastico, non solo didattico, ma anche umano, perché nella scuola forse un pochino di umanità, diciamo, al di là delle indicazioni nazionali e quant'altro, noi l'abbiamo un po' persa, no? L'umanità, che è un'umanità da ritrovare, un punto e a capo, no? Da fare un punto e ricominciare. Nelle poesie non ci sono punti, in questo caso c'è la libertà, no? Il fatto di non mettere virgole e punti proprio per essere infiniti, per dare spazio anche alla nostra immaginazione, di andare oltre lo sguardo, no? Oltre le nuvole che vediamo qui nella copertina. Ecco, lei è una giornalista anche, scrive per fax, e il suo editore è l'idea, è un Michele Lo Russo, il suo Deus Ex Machina, insomma. E quindi noi non siamo che felici di questo, anche perché, voglio dire, diamo spazio, come dicevo, a delle piccole realtà del territorio. Giussi, la poesia è vita, no? E adesso che sei libero, no, di scrivere di liberamente, di orientarti verso magari un nuovo percorso emozionale, questo adesso lo descriviamo con le sue parole, con le tue parole, e magari ci ritroveremo a presentare un altro libro, un nuovo libro di emozioni. Allora, buonasera, grazie di essere qui, e sei stata troppo buona nella presentazione, e mi sono persa la domanda che mi hai fatto. Sì, volevo sapere, a questo punto parliamo di questo libro, queste geografie emozionali, in questa poesia c'è una parola, reticoli. Mm-hmm. Allora, pensando alle geografie emozionali, io penso al territorio, no? A questo territorio definito, quindi c'è un reticolo di emozioni. Perché hai definisci in questo modo il tuo libro, Geografie Emozionali? Definisci il luogo, il contenuto, il perimetro del luogo o qualcos'altro? Allora, noi siamo abituati a vedere, abbiamo studiato su un atlante fatto di stati, di confini, di città. Invece sarebbe bello e opportuno considerare, immaginare un atlante fatto di territori emozionali. E quindi queste reti costruite dai rapporti tra le persone, tra le persone e l'ambiente, tra gli animali, tra le situazioni atmosferiche. Sono reti e non più confini delimitati. Io non la vedo così la realtà. Io la realtà la vedo proprio come una serie infinita di linee. Non so se avete mai giocato con un gomitolo rosso per inventare dei racconti, e ci si lancia questo reticolo, lo potremmo fare anche noi qui, e si possono dire solo o delle parole o delle frasi, alla fine viene fuori un racconto, ed è quello che noi creiamo, noi siamo i punti di questo reticolo, ed è quello che noi creiamo appunto attraverso l'essere in un luogo, però anche in un non luogo. Cioè, noi siamo abituati a immaginare il nostro corpo. Se io penso a me come sono nell'icona di WhatsApp, cioè quando avevo 20 anni. Io così mi vedo nella mia mente. In realtà il mio corpo è andato oltre. Quindi la geografia del mio corpo si è trasformata attraverso i miei vissuti e attraverso le sensazioni che ho provato, le persone che ho incontrato, i luoghi che ho visitato,
le esperienze che ho fatto. E quindi tutto quello che noi in realtà costruiamo, tutto quello che noi in realtà siamo, fa parte di un progetto, cioè della capacità che ciascuno di noi ha di progettarsi, cioè di andare oltre l'esistente, di andare oltre quello che si è. Nelle mie poesie esterno proprio questo, esterno la possibilità di partire da un concetto che può essere la propria identità, che può essere la propria vita, che può essere una situazione particolare, e attraverso il percorso, un percorso fondato sull'amore, che è proprio il filo conduttore della vita di tutti, realizzo una possibilità di esserci, e quindi di essere con te adesso, di essere con loro adesso, ma anche in un momento successivo. Allora, non voglio svelare di più perché avete, vedo delle facce un po' perplesse. Fate delle domande e sarà più facile chiarire. È logico il fatto di non avere quindi un perimetro di progettarsi, cioè gettarsi anche nel proprio futuro, nel proprio percorso, senza avere paura, no, di affrontare quello che è il nostro viaggio, no, nella vita. Quindi con tutte le difficoltà che possiamo, insomma, incontrare, e queste difficoltà sono quelle che poi ci rendono quello che siamo, le persone che incontriamo, le esperienze che facciamo, siamo noi. Quindi noi siamo oggi senza una delimitazione. Però non penso solo alle relazioni tra persone, ma anche con un fiume, con una strada, sì. Quindi con un qualcosa di costruito, sì. O qualcosa di esistente a livello naturale. Sì. Se io mi rapporto al mare, sì. Ho una determinata, e tu lo sai, sì. Mi hai, e qui ci sono tante poesie, infatti, tante immagini di Maria, perciò ci tenevo. Io... ci sono delle foto che Maria mi manda. Non si vede, bisogna spegnere quella luce. No, non si spegne. Non si no, va bene. No, puoi spegnere. No, serve a lui. Diciamo che c'è un poeta tedesco, Rilke, che quando scrive pensando che le cose abbiano un'anima, e nell'anima, cioè, parla con le cose, quindi con il mondo, che può essere la natura, e diventa un tutt'uno, il poeta con la cosa, con l'oggetto. Quindi diciamo un aprirsi alla poesia, e la poesia che diventa strumento di contatto con il mondo, oltre che con se stesso, con se stessi, insomma. Almeno io penso che sia un modo... E anche questo, per me è anche questo. Nel momento in cui tu scrivi, ti metti comunque a nudo, in maniera, sì. Elegante, e sveli la tua vita, perché in questo caso le tue poesie svelano te stessa senza paura. Quindi tu non hai paura di essere osservata. No, non mi preoccupa assolutamente, non mi tange, perché penso che il modo migliore per costruire, ciao Antonella, dei rapporti, costruire delle situazioni, degli scenari, è quello di essere se stessi, senza il timore, perché se io sono così e mi riconosco, che timore ho? Dimostrarlo? Nessuno. Se io sono una donna passionale, perché devo fingere di vergognarmi? Se io sono una donna timida, perché? Se io non sono una donna, perché devo temere? Cioè, io devo essere me stessa, la consapevolezza di me è fondamentale. Sì. Per essere consapevoli bisogna anche, insomma,
fare questo percorso e non tutti hanno il coraggio di farlo, no? Perché alla fine ognuno di noi fa i conti con, anche con giudizio sociale, con quello che è il nostro vivere quotidiano, con le persone, nelle relazioni, perché noi siamo quello che siamo anche nella relazione col mondo. Poi è logico che ognuno costruisce il suo essere. Vorrei, posso leggere questa poesia dedicata alle donne. Le donne oggi sono sempre in maggioranza, devo dire anche qui, no? Incontri culturali, salutiamo la minoranza maschile, però c'è, ed è una cosa molto, molto interessante. E quindi le donne, forse, chissà se amano le donne, amano amore come socialità, no? Come inclusive, come a volte mi soffermo a pensare, vabbè, riflessioni su concetti molto estesi, ferme a parlarsi addosso, sotto il semaforo di una vita quasi nuova pronta all'uso. È un ciondolare sotto il peso di questi ed altri anni, è un vibrare come di corde vocali per articolare suoni e colori, quasi pennelli di questo quadro che è l'oggi. Che pagina è? Pagina 21. Allora, l'oggi, oggi, se dovessi colorare il tuo oggi, che colore avrebbe, Giusy? Alcuni dei colori dell'arcobaleno, non tutti. Perché sono passata, per chi mi conosce sa, da un periodo molto nero a un periodo adesso più accettabile, con diverse sfumature. Devo dire che l'aver pubblicato questo silogio mi ha aiutato tantissimo, così come mi ha aiutato tantissimo scrivere per fax. Io non scrivo da tanto. E mi ha aiutato veramente a mettere fuori una parte di me che stava, non dico morendo, ma si stava spegnendo a causa di alcuni accadimenti molto, molto forti che hanno determinato la mia vita. E quindi sì, questa è una poesia molto, molto richiesta nelle presentazioni in giro. E Rosy ha avuto modo di sentire, diciamo, quanto questa poesia piaccia. E piace perché ci sono, mi voglio soffermare su alcuni versi, ferme a parlarsi addosso, una vita quasi nuova, pronta all'uso. E poi mi voglio soffermare sull'aspetto, su un sostantivo che ho utilizzato ed è pennelli. Ci tengo molto a ritornare anche qui su questo termine. Perché ho paragonato le donne, noi donne, ai pennelli? Vi leggo la definizione dalla Treccani, perché è molto significativa. Pennello, attrezzo costituito da un mazzetto di peli fissato all'estremità di una sticciola o di un manico di legno. È adoperato per stendere il colore sull'oggetto che si vuole colorare, ma può essere usato anche per spalmare delle sostanze o per togliere la polvere. Molte donne fanno questo solo nella loro vita. E
piace invece pensare al pennello di luce, alla donna come pennello di luce. Che cos'è il pennello di luce? Quando filtra quel raggio di sole in una stanza e si vede il pulviscolo, quello è il pennello di luce. A me piace pensare alla donna come pennello di luce invece. Bellissimo, io citerei un raggio di sole come il titolo del libro della mia amica Cinzia Cofano, che è qui presente, ha scritto questo libro come un raggio di sole, e che appunto è proprio questo il senso, no? Dell'idea che arrivi questo pennello e che illumini il nostro, la nostra vita, cioè la vita di chi incontra questo raggio di sole. Poi è logico che tutti ci auguriamo, no? Di incontrare un raggio di sole, però bisogna anche essere disposti a tenere la porta aperta o comunque le finestre non tutte chiuse, no? Gli scuri giusti. Gli scuri giusti, questo è importante. Bisogna avere gli scuri giusti in una casa, cioè la persiana è l'ideale proprio, perché entra e non entra la luce, c'è e non c'è, è come quando si mette una trasparenza. Quando si fa a casa, quindi bisogna, è importante anche scegliere bene. Certo. Una mia professoressa diceva, bisogna... come il paragone con l'amore, no? Quando si decide di mettere su casa e di sposarsi. Quando la professoressa mi disse a tutta la platea, cioè, ma quando scegliete il vostro marito, pensate bene, non all'amore. Anche allora noi rimaniamo tutte un po' sconvolte, le studentesse, no, professoressa, perché ci dice questo? Perché l'amore finisce. Ma dovete valutare un'altra cosa molto importante, qual è? La stima, no? Della persona. La stima, quella non muore, se muore, muore tutto, ma l'amore si trasforma, si evolve, no? E quindi l'amore è il filo conduttore sicuramente nella vita di ciascuno di noi, perché senza amore siamo come un fiore risettito. E l'amore che poi segue anche un po' la linea, il filo conduttore di queste poesie, Giussi, perché c'è amore e traspare amore nelle diverse forme, nelle diverse situazioni. Tu ami oggi, come ami? Io amo attraverso la parola e amo attraverso questi, anche questi incontri, non mi svelo tutti i modi in cui io amo adesso, anche attraverso questi incontri, perché stabilisco delle relazioni ogni volta che presento il libro. Si costruisce con chi è presente un tessuto emozionale molto forte. E stasera si sta costruendo, io lo sento, non è ancora ben determinato, forse è dovuto al fatto che abbiamo cominciato un po' tardi, forse è dovuto non so a che cosa, però si sta costruendo e la cosa più bella per me è quando chi è presente non solo percepisce questa voglia mia di amare e questa capacità di trasmetterlo attraverso le poesie, ma vuole determinarsi e quindi fa degli interventi per poter esprimere ciò che pensa e ciò che ha provato e prova. Quindi magari invitiamo qualcuno a liberamente perché se noi non amiamo fare delle classiche presentazioni, cerchiamo anche di andare oltre il reticolo, no? Oltre il perimetro stabilito nelle classiche presentazioni. Quindi le nostre geografie emozionali in questo momento si stanno formando e quindi le nostre emozioni si stanno collegando alle vostre. Qualche filo già creato si può già anche fortificare maggiormente. Certo. In questo caso, diciamo, si fortifica ulteriormente con altri input, con altri
con altre parole che allacciano, che da uno se ne aggiunge un altro affinché si formi una forza. E questa forza si sente nelle parole che usa Giusy. Io vorrei tanto che lei leggesse una delle sue poesie, perché lei ha questa potenza di spirito che viene fuori non solo dal significato della poesia, da quello che lei trasmette attraverso quelle parole messe lì non a caso, ma con un senso specifico, ma anche dal suo timbro di voce, dalla musica della sua voce che arriva direttamente al cuore. Ok. Allora, io... Vuoi che legga sì, questa? Sì, ora sì, vuoi leggere no, tu? No, leggi da tu. Sicuro? No, sì, perché questa è molto, molto... Noi non ci siamo messe d'accordo. Per varie ragioni non abbiamo potuto neanche sentirci telefonicamente. Questo è uno dei motivi per cui prima stavamo parlando, per sapere più o meno quali poesie. Le avevo chiesto per telefono, lei lavora ancora, che poesie avesse scelto e me ne ha dette solo due. E una delle due è questa. Corrimi, Michele, ce la fai a mettere l'immagine? È quella con la scultura. È l'unica che non ha foto, no, sono due. Questa e un'altra, l'ultima poi. Però bisognerebbe spegnere quella luce. Non si può. Si può? Prendiamo quella. Ok. Si vede? Sì. Percorrimi, percorrimi, come un brivido lungo la schiena, come un tratturo di un'antica montagna, come la scia di un reattore nel blu del cielo. Percorrimi, come la coda della cometa la notte di Natale, come una stella cadente nello spazio di un desiderio, come l'urto di un dolore inespresso. Percorrimi come una strada a scorrimento veloce, come un proiettile nella carne irrorata di sangue, come un urlo contro il muro del silenzio, e attraversa il mio sguardo, il mio sogno, la mia parola, per penetrare la richiesta di amore e vivere con me il senso del proibito. Molto bella. È da dedicarsi, potrebbe essere rivolta a se stessi, perché non ci amiamo abbastanza. No, a volte sì, ci dimentichiamo tutto tranne noi stessi. E quindi perdiamo di vista l'obiettivo che iniziale, no? Di questo viaggio verso il sé, l'essere, no? Questo famoso essere di cui parlano tutti, poeti, filosofi, dov'è questo sé? E magari perdiamo tanto di quel tempo nel cercarlo altrove ed è proprio vicino a noi, dentro di noi. E la siloge di Giusy è veramente, io vi invito ad acquistarlo, e qui e anche fuori dalla stanza, è una scoperta ogni volta che si apre il testo, perché anche graficamente studiato nei minimi dettagli. Devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro, sicuramente la guida. Ho dato abbastanza fastidio. Le indicazioni. Chi mi conosce sa come e quanto. Nello specifico vi posso dire sostanzialmente, quindi, che ha tre nuclei principali, tre nuclei più importanti. E quindi nel primo, dal quale abbiamo tratto insomma le poesie delle donne, dedicato ad Atopia, no? A Topos, cioè sì. A non luogo. Sì. Quindi parliamo di questo poeta, di quest'uomo che non si conosce in alcun luogo, e quindi abbiamo affrontato
questo nostro percorso, no? Non riconoscendosi in alcun luogo, noi cerchiamo di definirci a seconda dei territori che noi incontriamo. Ma io non ti dirò mai quello che realmente io penso. Sì, perché... perché ciascuno... è il suo luogo, cioè la sua emozione, il suo luogo, il suo sentimento. E poi l'interpretazione del libro è... è personale. Non devo io commentare il quindi linguistia. Questo che cosa vi fa pensare? Che ci sono diversi orientamenti poetici, no? C'è il poeta che scrive con la tecnica, no? Quindi la metrica e anche con il suo spirito creativo, che sa che quello è il concetto e l'idea, no? Che viene fuori dalla poesia, e che il poeta che si esprime con l'immagine, no? Che viene da dentro. Alcuni autori parlano degli archetipi, no? Questi archetipi ancestrali che portiamo da quando l'uomo è arrivato, cioè è nato, e che non abbiamo mai dimenticato, e che quindi vengono fuori con l'immagine proprio di chi ha questa fortuna di avere lo spirito creativo, che può essere l'arte in senso stretto come il dipingere, ma anche con lo scrivere. Quindi io immagino Giusy come una creatrice che appunto mette fuori queste immagini e questi archetipi, che sono sicuramente frutto della sua esperienza, ma che sono frutto dell'esperienza dell'universo, dell'uomo in generale, e che quindi quando noi le leggiamo ci identifichiamo in un certo qual modo, perché sono le esperienze magari che viviamo un po' tutti in un certo qual modo, su e giù, no? Questi anche alternarsi nella vita, no? Degli alti e bassi della vita, del nero alla ricerca del pennello di luce che dia colore e sole alla nostra esistenza. Vorrei soffermarmi sulla sezione centrale. E tieni sotto controllo l'orario. Sì. Non andremo oltre l'ora. La sezione centrale è particolare perché è colorata. Si intitola Mappe. E mi sono rifatta alle mappe mentali, che differentemente, questa è una deformazione professionale, differentemente dalle mappe cognitive, devono essere caratterizzate da diversi elementi: il colore, le immagini, musiche, tutto ciò che all'interno del nostro immaginario va a costruire una rete. Questa parola io la faccio ritornare spesso, una rete di pensiero. Quindi la mappa mentale parte sì da un concetto come la mappa concettuale, ma ha di particolare che, associata a tanti elementi strutturali o strutturati, dà l'opportunità a chi la utilizza di realizzare un discorso complesso. Complesso perché? Perché si collega, cioè dà l'opportunità a tante persone di collegarsi a quel concetto. E quindi, se io parlo di amore, ho nella mia mente delle sculture o delle fotografie, dei ricordi personali, delle parole, delle musiche, e a questo si rifà una tecnica che ho ideato, che è quella delle poesie cassaforte, che non so se tu dirai. Comunque, le mappe, quindi, in questo libro, le poesie della sezione mappe, sono a colori. Il colore di ciascuna poesia richiama un po' quello che è il concetto, il contenuto interno alla poesia stessa. Per cui all'inferno io l'ho individuato con l'azzurro scuro, perché io così lo vedo l'inferno. E alcuni lo vedono rosso. Faro,
io l'ho individuato col rosso primario e così via. Quindi non era possibile, mi avrebbero mangiato se avessi chiesto di inserire anche delle immagini, anche in 3D, quella era la mia idea, però sarebbe stato troppo, insomma, è già parecchio quello che hanno fatto. Sì. A proposito della tua vena creativa, cioè Giussi ha praticamente inventato un nuovo... Due cose. Innanzitutto la poesia viceversa. Quindi nella prima parte, nel primo nucleo dedicato alla topia, troviamo sia la poesia viceversa, che è cioè un testo, una lirica che si può leggere dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, e il significato della lirica non cambia. E quindi è anche uno strumento, cioè questa sillogia è uno strumento anche per avvicinarsi anche a nuovi modi di scrittura. Leggerla tu o vuoi che la legga io? No, leggila tu. Okay. E poi passiamo all'altra idea, quindi che è significativa. Allora, a che pagina è? Non me lo ricordo mai. Questa silloge, come poi avrete modo di notare, il testo è... Faccio senza... Mi sentite? Sì, sì. Perché c'è un ritorno con la mia voce. Voglia di infinito. Orologi corrono all'impazzata. La fine del mondo mi fa scoprire l'eternità. Per portarmi a parlare con Dio. E questo leggiamo normalmente. Ora al contrario. Per portarmi a parlare con Dio, l'eternità mi fa scoprire la fine del mondo. All'impazzata corrono orologi, voglia di infinito. Il senso non è cambiato, giusto? E quindi in questa poesia noi possiamo andare, cioè fare un percorso dall'alto verso il basso, quindi rialzarci, no? Perché è importante rialzarsi, no? Quando si cade verso il basso e andare verso l'alto, perché è sempre così un po' un'alternanza. E insieme a questa poesia, che appunto si chiama così, viceversa, il marchio di produzione, c'è anche la poesia Cassaforte, che diciamo, quando mi sono avvicinata a questo concetto, ho immaginato la cassaforte, quindi con questa poesia racchiusa da nascondere, magari perché si nasconde un segreto. Ma c'è un segreto da nascondere o invece il mistero della cassaforte da svelare, quindi l'idea di voler andare a tutti i costi ad aprire qualcosa che è chiuso in un, magari in un componimento, quindi un'idea, un concetto che insomma vorresti far emergere. Allora, mentre per le poesie viceversa ne ho messe due in questa silloge, la poesia Cassaforte, che ho scoperto essere molto, diciamo, difficile da essere compresa, e vi invito a provarci. Non ho portato la possibilità di farlo insieme, di mettere sul laboratorio stasera, però vi chiedo magari, ma non si vede granché, va bene. Vi chiedo di ascoltare, allora, come state facendo sì, pazientemente. Ma soprattutto perché avete notato che da ogni testo, da ogni lirica, da ogni verso, emerge qualcos'altro, che non è solo la poesia in sé per sé, è altro ancora, è altra, un'altra produzione, è un altro verso che ancora magari non è stato scritto, ma sarà scritto insieme ai presenti. Ecco. Allora, l'obiettivo è proprio quello di creare interazione, come ho detto, un territorio comune.
o che ci accomuni. Allora, l'etaria dell'impossibile resta con noi. È finita qui. In realtà non è finita, perché nella cassaforte ci sono delle frasi, ci sono dei righi, ci sono delle musiche, dei link musicali. E quindi ciascuno di noi può andare a prendere una frase o un rigo sul quale scrivere o una musica sulla quale lasciarsi andare nella scrittura. E quindi Resta con noi può essere completata con una frase X. Adesso io faccio girare il microfono e chi vuole se lo trattiene un attimo, io dirò la frase iniziale e chi vuole la può completare con una propria frase. Perché quelle non si vedono, giusto? Però vogliamo aggiungere che siccome sta registrando tutto quanto scaffale.org, si potranno trovare tutte le diapositive all'interno della registrazione. Quindi poi sul link della presentazione troverete anche. Perché allora, purtroppo queste alternative di luce non si riesce a leggere, però lo ritroverete all'interno del link. Anche comprando il libro, diciamo, cioè è interattivo senza avere l'ausilio del computer, no? Quindi c'è, come facciamo? Qui sia interattivo. Proviamo. Allora, chi vuole prendere il microfono? No, non vuole, ciao, basta. Sì, sì, qual è la parola? La litania dell'impossibile, resta con noi. Io no. Insegnami la strada. Se volete, se non passate. Chiuso nel nostro cuore. Non potrei non andar via. Resta. L'amore, anche se ti trasformi, resta con noi. Il ricordo resta con noi. Non dimenticarti di noi. Allora, io resterò sola a me stessa. Lui non l'ha avuto. Poi no. Sembra facile, non è facile, perciò non ho preparato il gadget. È difficile, la prima volta che ho fatto la presentazione a Mola, alcune persone l'hanno completato e me l'hanno dato. Infatti io ho a casa questi, sono delle cose struggenti che hanno scritto. Fate la prova, vi prego. Tanto è facile da ricordare, anche se non prendete il libro. Resta con noi, provate a completarla a casa. Provate a disegnare un rigo, prendete un foglio che vi piace, può essere anche carta igienica o un tovagliolo di Natale, quello che volete, e scriveteci sopra il pezzo di poesia che volete. Il mio obiettivo è questo, di creare relazione. Nel momento in cui, quando io parlavo di mappe mentali, no? Nel momento in cui avete dato la vostra frase, in quel preciso momento, chi l'ha data ha trovato nella sua testa un ricordo, ha legato un ricordo a quella frase e quindi si è espresso con una frase legata a quel ricordo. Chi non ha voluto parlare è perché quel ricordo ce l'ha ancora forte dentro e non riesce a esternarlo. Non è semplice, però tutti abbiamo pensato o a un'immagine, che può essere una fotografia, un quadro, una scultura, un momento della nostra vita, o a una frase. Io ho pensato all'elaborazione del lutto che ho fatto per mio marito per un anno, quindi non avevo altro da aggiungere. E questa nasce proprio da questa storia, perché io ho perso mio marito
noi abbiamo perso il nostro. L'ha fatto con la Dalis, no? Ecco, per molto più. Quando si perde è sempre un lutto, che sia, diciamo, devi scrivere, no? Fisico. Ti fanno subito, lei ha scritto poesia, sia fisico che insomma, non fisico. Non ho capito. Ho detto, si può perdere anche senza... anche senza la morte fisica. Quindi... Certo, è sempre un lutto da elaborare. E devo dire che la scrittura sicuramente ci unisce, Giussi, perché io amo scrivere, quindi siamo fortunate, no? A poter affrontare anche il lutto con il... con la scrittura. Il monge a lei diceva che la scommessa con la solitudine è la scrittura. La scommessa con la solitudine. Sì, è la solitudine più bella, se con se stessi, in maniera positiva, sempre guardando il proprio sé in maniera ottimista. Però nel momento in cui, Marisa, io cerco di entrare in relazione con te, con le mie poesie, come sto facendo stasera e come sta accadendo, ora che sta per finire ci stiamo sciogliendo, in quel momento io non vivo la solitudine, io l'ho pensata non in solitudine, o meglio, altro. Ho assemblato le poesie in estrema solitudine. Me ne sono andata per 3 giorni, Michele, in una villa al mare da sola. Non c'era nessuno in quel villaggio, ero proprio sola, era inverno, novembre, che cos'era? E ho assemblato, perché ho tantissime poesie scritte, ho assemblato quello che secondo me potrà essere il libro. Allora ho vissuto, ma io già ero proiettata a questa tipologia, perciò ho chiamato le sezioni Atopia in questo modo, perché secondo me non ha senso fare una, porgere una silloge a chiunque senza entrare in relazione con le persone. E io non interpreterò mai le mie poesie. Ma quel tipo di solitudine è creativa, cioè la solitudine, cioè, non fa male. No. Io l'ho riscoperta. Sì. Io che ero una, continuo ad essere una che, alla quale piace stare con gli altri, rapportarsi con gli altri, ma anche grazie al Covid ho avuto sta grande... mi sono riempita di meraviglia quando mi sono accorta che riuscivo a stare bene anche da sola, perché in quel momento non avevo più neanche mio marito con me, però non mi sentivo sola. Perché stai bene con te stessa, perché ti ami. Per fortuna avevo fatto l'anno prima, altrimenti ne sarei uscita male. Invece è stata una solitudine veramente rigenerante. Costruttiva. Molto costruttiva, perché secondo me ogni tanto bisogna apprezzare questo momento per riflettere sui propri pensieri, ascoltare i propri pensieri e quindi magari anche riuscire a metterli in pratica, perché il conto è anche pensare e poi, diciamo, non riuscire a dire le cose, perché magari chi non ha espresso il proprio concetto, la propria parola, non è detto che non ce l'abbia, magari per tanti motivi, un po' per timidezza, un po' perché non sono abituati, no, alla parola. Oggi che comunichiamo con il WhatsApp abbiamo interrotto questo bel modo, no, di dialogare, di stare insieme, di condividere, anche magari se ci fosse una bella tazza di tè. In Medio Oriente ci vorrebbe, in Medio Oriente, per esempio, le donne, che lì c'è una cultura, diciamo, che crea e ghettizza le donne, ma le donne non si sentono meno, come dire, represse per questo, creano la loro comunità, i loro piccoli luoghi di piacere, e le donne condividono il narghile, negli hammam, fumano insieme, bevono insieme, e naturalmente condividono anche a volte anche il marito, visto che c'è la cultura, una piccola cosa, perché c'è, però devi entrare, insomma, anche in quell'atmosfera. Io vorrei fare un giro veloce per sapere i vostri nomi di battesimo.
di molti che lo conosco già. E voglio ringraziare, lui è un mio ex alunno che è venuto qui col suo papà, con Pasquale. Pier Giovanni, grazie. Grazie mille, davvero. Che emozione, territorio emozionale, vedete? Sì. Cioè, è strano, è bellissima questa cosa. È bellissima. Allora, volete fare questo giro di nome? Gabriella. Anna. Maria. Francesco Maria. Maria. Giovanna. Rosa Pia. Massimiliano. Cinzia. Antonella. Pasquale, l'hai saltato a più parte. Pasquale. Sara. Gina. Marisa. Bruna. Scusa, io non ho saltato questa domanda. Antonio. Michele. Rossi. Pier Giovanni. Tiziano. Giussi. Maria. Possiamo concludere? Sì. Grazie. Vorrei chiudere con accogliere il senso. O ne hai un'altra che preferisci? Allora, per questo Natale ho chiesto agli amici su WhatsApp di, non a tutti, cioè come mi veniva quando la notte non dormo, io mando i messaggi e io la notte non dormo, sappiatelo. E ecco, e ho chiesto gentilmente di scrivere, di scegliere una frase delle mie poesie. Parecchi hanno scelto questa poesia per fare gli auguri. Accogliere essenze. Più che guardare, aver cura. Più che parlare, pensare. Più che lasciarsi andare, credere. E poi ricercare a capofitto verità nascoste, negate, violate, ma indiscutibilmente indiscusse. Bene, io vi invito a sostenere gli autori del nostro territorio sempre, quindi acquistate i loro libri, e acquistare un libro è come acquistare un desiderio. Grazie. Io voglio ringraziare Maria, voglio ringraziare Serena. Michele, ti posso chiedere, o Pier Giovanni, per favore, ti posso chiedere, approfitto della tua presenza. Sì, una piantina. E Serena, fuori? Guarda, si è capitato proprio questa. Grazie. Grazie. E Serena, la mettiamo qua, poi verrà. Bellissima, Michele, la vuoi chiamare Serena, gentilmente, forse sei lasciata fuori. I tulipani sono i miei fiori di preferiti. È vero, sì, sì, ma guarda. Mi piacciono, che mi ricordano il periodo in cui mi vado di pianta. Eh sì, questi poi pulisci il bulbo e poi... Ecco, scopri sempre un colore diverso da quello che avevi piantato, perché si innamorano, si innamorano l'uno con l'altro e cambiano colore nel corso della loro evoluzione, perché diventano altro. Pasquale ha fatto veramente... Io immagino che un po' tutti abbiate fatto i salti mortali per stare qui ad orario, perché le 18 è un orario un po' impossibile. Sì, noi mettiamo sempre, diciamo, 18 perché sappiamo che c'è il ritardo propedeutico. A te. Grazie. Tieni allora, in libreria. Facciamoci questa bella foto. Sì, facciamoci questa bella foto. Il libro in evidenza, libro al centro.
E con tutti gli altri? Certo. Ci spostiamo vuole, lì? Come volete. O volete venire? Venite qui. Infatti. Venite qua dietro. Ciao. Sì, ci stringiamo. Non è facile, giusto? Non mi imbarco. Mi tanto un po'. Succede. Sì, potete spostare anche la sedia. Mi faccio più sotto. Faccio più avanti il tavolo. Volete più sbaglio? Maria, non vieni. Maria, vieni. No, vieni, muoviti. Vieni Serena anche tu. Vieni Pasquale. Dai, vieni, venite. E i ragazzi della Proloco. Del servizio civile. Anche qui davanti qualcuno piegato qui davanti. Antonella, e tu non vieni? Dai.